Ciao a tutti gli amici di trerunning.it, oggi parliamo della Mizuno Skyrise, un modello nel quale la Mizuno introduce le nuove tecnologie che per prima sono state adottate dalla Mizuno Wave Sky, ovvero il Wave Foam all'intersuola che sostituisce la mitica placca Wave di materiale plastico e la tecnologia ammortizzante X-Pop, che è una speciale cuscinetto di gomma molto ammortizzante che rende veramente comodo il momento di impatto a terra, che è incapsulato in una struttura abbastanza rigida, abbastanza densa la gomma dell'intersuola, che deve contenere questa capacità di espansione del materiale, che altrimenti andrebbe a rendere fiacca questa scarpa. Quindi abbiamo una ammortizzazione elevata ma anche un passo molto stabile, un passo che favorisce la rullata grazie ai 10 millimetri che costituiscono il differenziale tacco punta, e tenete presente abbiamo ben 30 mm di gomma sotto al tallone, quindi abbiamo un momento di impatto abbastanza rigido al suolo ma una grande ammortizzazione interna che rende molto confortevole il passo, e un passo rullato molto efficiente e stabile grazie anche a una particolare conformazione della suola stessa, divisa praticamente in due dorsali, una della quale, quella esterna, un po' più spessa come materiale e sembra anche più rigida, fornendo così una sorta di supporto esterno della rullata. Non vorrei sbagliarmi, ma questa cosa mi sembrerebbe anche essere un supporto per chi ha un passo supinatore, una sorta di riequilibrio a chi tende un po' al momento della rullata a schiacciare troppo contro la parte esterna e a consumare a questo lato la scarpa in maniera più evidente rispetto al resto. Comunque molto flessibile la parte anteriore che favorisce il momento di spinta, una tomaia molto comoda, molto arrotondata, che assicura un comfort eccezionale anche nella zona del tallone grazie a rivestimenti e imbottiture veramente abbondanti e di qualità. Una scarpa che pesa 300 grammi, non certo leggera, ma che vuole essere così una all day trainer per corridori già un po' più sviluppati rispetto a quelli che sono gli utenti di una Skywave, una scarpa che è molto più ammortizzante e che è molto più adatta ad atleti pesanti e con passo lento. Ecco, questa può essere una scarpa per atleti abbastanza in forma che vanno a un passo molto più svelto per allenarsi tutti i giorni o per affrontare eventualmente gare sulla media lunghezza a ritmi tranquilli. Una scarpa che quindi soddisfa le necessità dei runner per gli allenamenti di tutti i giorni da fare con comodità. Mizuno Skyrise.